Radio Che Italia Parliamone, è terminato per tanti settori produttivi della nostra economia il blocco forzato alle attività, il famigerato lockdown che ha letteralmente messo in ginocchio il tessuto imprenditoriale e l'economia tutta del nostro paese. Tra tante nuove regole comportamentali che sono state messe in campo per garantire tanto la sicurezza dei lavoratori quanto quella della popolazione in generale, le imprese cercano oggi di far ripartire le proprie attività. La crisi scaturita dall'emergenza Covid-19 ha messo le nostre piccole e medie imprese, che rappresentano, ricordiamolo, il cuore pulsante della nostra economia, di fronte a tante difficoltà e a dure prove. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Maria Laura Pazzia, membro della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Buonasera Pazzia. Buonasera, buonasera. Pazzia, lei è un'imprenditrice prestata alla politica, imprenditrice nel settore del digital con una consolidata e riconosciuta esperienza in questo comparto. Ed è imprenditrice, quindi ben conosce quali sono le difficoltà che le imprese, soprattutto le piccole e le microimprese, vivono quotidianamente. In Commissione Attività Produttive, dove lei siede, in Commissione Attività Produttive della Camera, è stato approvato su una sua proposta un importante emendamento al decreto legge liquidità che rafforza ulteriormente le garanzie in favore delle piccole e medie imprese. Questa proposta emendativa riguarda i prestiti agevolati alle imprese e prevede, per fortuna, dopo tanti solleciti che sono arrivati da parte del mondo imprenditoriale, l'innalzamento della sua restituzione da 6 a 10 anni con sempre la garanzia riconosciuta dello Stato del 100%. Pazzia, come è stata accolta in commissione questa sua proposta e soprattutto come la ha motivata i suoi colleghi? Benissimo, intanto la ringrazio per aver fatto questo piccolo excursus della mia vita prima di essere un politico. Sono una imprenditrice, quindi capisco bene che cosa significa oggi per le imprese il lockdown. Significa una carenza di liquidità, molte delle nostre imprese, le più piccole, vivono su quello che fatturano quotidianamente. Ecco perché ci siamo subito precipitati a cercare delle misure già con il Cura Italia. Il decreto liquidità serviva proprio per cercare di tamponare questa situazione e dare della liquidità alle imprese. Ci siamo però resi conto che il decreto andava migliorato in Parlamento. Perché? Perché l'idea di voler aiutare i piccoli con un fondo di garanzia che è stato potenziato, però non era sufficiente, o quantomeno si doveva cercare di fare di più. Ecco perché ho subito pensato che 6 anni non sono sufficienti per le imprese per restituire il prestito e ho cercato di innalzarlo. Vi dico la verità, all'inizio ero mossa sui 15 anni, però c'è un problema con l'Europa, che è per la regolamentazione degli stati, degli aiuti verso le imprese, ci sono delle norme estremamente rigide. Ecco perché ho pensato di portarlo a 10 anni, per comunque aiutare le imprese, gli imprenditori a restituirlo in più tempo. Tra l'altro questo prestito, il vantaggio è che per i primi 24 mesi si restituisce la parte degli interessi e la quota capitale è dal 25esimo mese in su. Quindi averlo portato a 120 mesi è stato sicuramente un successo anche verso l'Europa. Ma ritornando alla domanda, all'interno della Commissione la proposta è stata condivisa da anche le altre forze politiche ed ecco perché, le dico la verità, siamo poi riusciti ad arrivare a questo testo che migliora. Tra l'altro, per quanto riguarda le garanzie per le piccole, per i piccoli importi, che diciamo sono fino a 25.000, anche se in commissione siamo riusciti a portarli a 30.000, ma sempre un altro mio emendamento lavorava anche sui prestiti superiori ai 25.000 euro, quindi da 25.000 euro a 800.000 euro, quindi per prestiti fino a 800.000 euro, siamo riusciti ad avere la garanzia con Confidi, ad averla al 100%, ma si potranno anche superare i 10 anni, si parla anche di eventuali 30 anni. Sì, pare che la Commissione Europea abbia dato anche il via libera sulla durata di 30 anni, solo che scende dal 90% la copertura della garanzia dello Stato all'80%
e dal 10 al 20% la possibilità di ricorrere alla garanzia dei confidi. Esattamente questo. Quindi abbiamo in un certo qual modo riuscito a garantire anche comunque le garanzie statali, però abbiamo allungato di tantissimo gli anni. Quindi anche questo è stato, diciamo, un successo, e devo dire che anche in questo caso è stato, diciamo, un successo condiviso un po' da tutte le forze politiche. E questo è molto importante, perché la maggior parte degli emendamenti sono, possiamo dire che siano passati in maniera bipartisan, perché anche forze sia del governo che dell'opposizione hanno capito che in questo momento bisogna veramente essere tutti quanti uniti per fare il bene della nostra economia e quindi del nostro paese. Però c'è un'altra domanda molto importante, Fazia, che le devo fare, forse anche un po' scomoda. È chiaro che quello che voi avete previsto anche con questo emendamento è qualcosa di utile e necessario per le imprese, ma i tempi da parte degli istituti che devono erogare queste risorse, penso al mondo delle banche, purtroppo non sono quei tempi che in televisione abbiamo sentito più volte sia dal Premier Conte ma anche dal Ministro Gualtieri anche pochi giorni fa. Perché purtroppo le banche sono dei soggetti autonomi e quindi hanno le proprie regole. Le dirò di più, non tanto per le pratiche di finanziamento fino ai 25.000 euro, che adesso saliranno, come abbiamo detto anche prima, a 30.000, ma per quelle superiori, alcuni istituti di credito, anche molto ma molto importanti, ancora non avevano la modulistica sui propri siti per poter mettere le imprese in condizione di poter richiedere questi finanziamenti. In che modo vi state muovendo per cercare di risolvere questa veramente grave problematica? Ebbene, io innanzitutto condivido appieno le sue parole, non è una domanda scomoda. Noi stessi siamo i primi che spessissimo siamo intervenuti direttamente con le banche. Adesso abbiamo cercato di diminuire la discrezionalità delle banche attraverso degli altri emendamenti, per esempio mi riferisco ad un emendamento che è stato sempre approvato in commissione, che fa sì che vengano bloccate le segnalazioni delle banche presso le centrali di rischio e vengono prorogate fino al 30 di settembre. Anche questo è stato un successo. Questo perché accade? Di fatto le banche in alcuni casi sono state impreparate, in altri casi, anche se ABI ha fatto girare delle circolari con delle indicazioni e tutto questo non è stato sufficiente. Io chiedevo in audizione al ministro Gualtieri, dicevo, come mai ci sono tutti questi ritardi? Dobbiamo, attraverso anche Banca Italia, di concerto con le associazioni e con anche il Ministero di Economia e Finanza, andare a vigilare e cercare di capire in che modo velocizzare il processo. Come siamo intervenuti lato Parlamento? La nostra Presidente della Commissione Banche, la Carla Ruocco, ha creato un form, quindi è possibile collegarsi ad una pagina e inviare delle segnalazioni laddove le banche non rispondessero secondo quelli che sono le indicazioni del decreto. Perché quello che succede è che spesso ci sono imprenditori che magari si recano negli istituti bancari e di fatto non hanno le risposte che loro si aspettano. Quindi succede che spesso è necessaria solo un'autocertificazione, mentre invece si tende a chiedere molti più documenti di quelli che sono previsti. Ecco, diciamo, qui è sempre un problema dell'informazione. Basterebbe rendere consapevoli i cittadini di quelli che sono i loro diritti e quali sono le informazioni necessarie, la documentazione necessaria a supporto della loro richiesta. Ecco perché noi stiamo cercando di lavorare molto su questo punto. Questo è molto giusto, però voglio dire, ecco, io imprenditore non è che posso obbligare la banca a darmi quel tipo di finanziamento. Questa è una domanda, insomma, a cui penso che non si possa dare una risposta che non sia affermativa a quello che dico. È assolutamente. Il problema in Italia è che le banche, rispetto al nostro provvedimento, noi diciamo non abbiamo la liquidità per dare oggi i soldi a pioggia come magari potrebbero fare altri stati. Ne abbiamo una nostra banca. Ecco perché ci dobbiamo rivolgere necessariamente a degli intermediari che ovviamente sono le banche, ma essendo delle imprese private non possiamo imporre determinate regole. Quindi deve essere un gioco win-win, quindi favorevoli alle banche che hanno comunque la possibilità di mettere degli interessi, anche se sono degli interessi calmierati, però è anche vero
che la banca avrà la garanzia 100% dello Stato, che dovrebbe essere già molto, anche perché noi diciamo, parliamo attraverso un effetto leva di circa 200 miliardi tra le garanzie anche di SACE. Per cui stiamo parlando di garanzie importanti, ecco perché dobbiamo fare in modo che le banche accettino questa nostra proposta, ma non possiamo imporgliela per legge, perché le banche sono sempre delle imprese private. Diciamo, quando parlava prima degli interessi, una cosa che ricordiamo ai nostri ascoltatori è che molte camere di commercio hanno fatto degli appositi bandi per gli imprenditori affinché possano fare domanda per vedere coperti i costi degli interessi per questi finanziamenti. Questo è un aiuto veramente, penso, molto forte che viene dal sistema camerale. E circolano alcune voci, Paxia, circa il ritardo degli istituti bancari, o meglio il fare un po' di melina da parte degli istituti bancari nel concedere questi finanziamenti, perché le banche, laddove poi l'azienda dovesse andare in default, potrebbero essere chiamate come corresponsabili anche nella eventuale bancarotta. Può essere questo il motivo reale che fa rallentare tutto il percorso? Bene, e questo, diciamo, riguarda il grande tema dello scudo penale per le banche. Ecco, noi diciamo non siamo favorevoli a questo, ma è chiaro che quando lo Stato dà delle garanzie che sono al 100%, il rischio per la banca diciamo che si annulla quasi totalmente. Per cui diciamo che non ci sembra opportuno andare a valutare il discorso dello scudo penale, che infatti è stato un tema dibattuto ma che non ha trovato appigli poi in emendamenti vari. Benissimo. Allora, oltre alla Commissione Attività Produttive, la Maria Laura Paxia siede anche nella Commissione Vigilanza RAI. Perché dico questo? Perché uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica post-Covid-19 è sicuramente uno dei settori trainanti della nostra economia, un settore che cuba intorno al circa il 12% del nostro PIL, del prodotto interno lordo. Penso al settore del turismo. Tutti gli operatori di questo settore però si vedono ancora costretti, pur essendo fermi, a dover sostenere un costo. Questo costo è proprio quello del canone della RAI. Ricordiamo che è un canone speciale, quello per le aziende, per le attività imprenditoriali, che può arrivare anche circa 500 euro. Bene, ma in commissione non potete pensare di poter quantomeno sospendere completamente per tutto un intero comparto questo canone della RAI, e magari pensare anche a un'attività del genere anche per molti cittadini che abbiano redditi tali da poter avere addirittura, da avere difficoltà addirittura per mettere un piatto a tavola? Sì, questo è un tema che a me sta particolarmente a cuore, anche perché sono la prima firmataria per una PDL per l'abolizione del canone RAI. Quindi quando, diciamo, c'è stata l'emergenza coronavirus, ho subito pensato di abolire in questa fase, almeno per la durata della fase dell'emergenza, il canone RAI per le famiglie più bisognose e anche per quanto riguarda le strutture ricettive. Proprio perché, giustamente, come diceva lei, il canone speciale arriva ad essere estremamente oneroso, ed è per questo che ho presentato un ordine del giorno al Cura Italia in cui chiedevo un impegno al governo per quantomeno in questa fase emergenziale di abolire il canone, quindi di sospenderlo ma di eliminarlo. Ho già in progetto di presentare un emendamento al decreto rilancio proprio per spingere, cioè vedere se è possibile fare questo, ma ritengo che sia doveroso oggi da parte del governo e del Parlamento andare incontro ad una necessità che in questo caso è minima, e quindi andare a sospendere il canone RAI quantomeno per le strutture turistiche, che sono quelle che certamente hanno subito più il contraccolpo della crisi. Molto bene, io ringrazio Maria Laura Paxia per le sue parole, seguiremo ancora la sua attività all'interno delle commissioni, torneremo a collegarci, noi continueremo gli appuntamenti con altri parlamentari su questi temi. L'ultima domanda prima di salutarla è: quando è prevista la seduta per far sì che questi emendamenti già approvati nelle commissioni diventino subito operativi?
Allora, già saremo lunedì, comincerà la discussione generale, quindi lunedì alle 10 del mattino il provvedimento entra in aula e ci auguriamo che entro la settimana riusciremo a fare la prima lettura alla Camera. Molto bene, aspettiamo fiduciosi. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie ancora a Maria Laura Pazzia per la sua partecipazione al nostro incontro. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie.